Ci siamo spostati all'evento La Sfilata di Clotest e sono qui insieme a Letizia. Ciao Letizia, benvenuta. Ciao, ciao. Allora, chi siete e che cosa fa la vostra realtà? Allora, noi siamo un'associazione promozione sociale che ha messo su un e-commerce, un online shop di beneficenza. Praticamente noi raccogliamo capi di seconda mano, ma solo di brand di lusso, e poi li vendiamo nel nostro portale. Il ricavato totale va interamente in beneficenza a favore di una casa di accoglienza Caritas di Montevarchi. Siamo un gruppo di 20-25 volontari e ci siamo organizzati, insomma, ormai da diversi anni in modo che ciascuno possa gestire, insomma, vari aspetti del processo, dalla raccolta dei capi alla catalogazione, agli scatti, agli shooting e anche alla creazione dei nuovi look. Quello che vogliamo dimostrare con il nostro progetto è che i capi di seconda mano in realtà non sono capi usati che valgono meno, ma sono capi che in realtà hanno un valore doppio. Infatti, molto spesso, quando è possibile, raccogliamo anche la storia del capo, proprio per testimoniare che quello che ci viene donato in realtà è un qualcosa che ha un valore anche inestimabile, che è quello magari di aver accompagnato una persona in dei momenti importanti della propria vita, e proprio per quello merita di essere riacquistato e anche attualizzato. Infatti vengono studiati appunto dei look che poi mostreremo anche in questa sfilata, per far vedere che anche i capi vintage in realtà non sono capi del passato, ma sono capi molto attuali e quindi si possono reinserire anche nelle tendenze del momento. Quindi voi prendete soltanto dei capi che sono di seconda mano oppure li, diciamo, modificate, magari No, aggiustate? no, non facciamo interventi di nessun tipo sui capi che ci arrivano. Finora sì, abbiamo sempre l'unica cosa che facciamo è quella dell'igienizzazione e poi appunto dello studio per cercare di riabbinarli in una maniera più attraente rispetto ai trend del momento. Però a livello di modifiche no, il capo è come è nato, insomma, come è nato e così come ci viene donato e così come noi poi lo rimettiamo nel mercato. Anche perché poi perderebbe l'originalità. L'originalità, esatto, non vengono fatte modifiche per questo tipo. C'è stata una scelta ben precisa di prendere soltanto dei brand di fascia alta, di lusso, perché quello che vogliamo appunto dimostrare è che anche per chi ha una passione per la moda, le cosiddette fashion victim, può trovare un modo sostenibile per soddisfare le proprie passioni. Alla fine la moda è anche una passione e quindi a volte quel senso di colpa dell'acquisto, in questo modo in realtà uno diciamo, può renderlo un qualcosa di utile per gli altri e anche allo stesso tempo risparmiare energie per il pianeta. È la prima volta che partecipate alla Civil Week? Sì, è la prima volta per noi. E perché per voi è importante partecipare alla Civil Week? Perché avete deciso di partecipare? Perché con il nostro progetto ci piacerebbe incidere in quelli che sono anche dei comportamenti quotidiani di ciascun cittadino, anche perché riteniamo che alla fine i metodi di consumo pensati, ragionati, siano molto importanti per apportare dei cambiamenti nella società e nel modo di vivere. Cioè, sono piccole cose che sembrano non c'entrino mai, magari tanto con anche il vivere quotidiano, ma in realtà invece per noi sono molto molto importanti. Un consumo diverso, un'idea diversa è quello che speriamo, insomma, di portare anche come messaggio. Quindi voi adesso i principali strumenti che utilizzate per diffondere comunque la vostra iniziativa, quali sono?
è i social, Instagram principalmente, e poi vabbè, abbiamo il nostro portale, è un e-commerce, quindi questo è quello che facciamo. Avete degli obiettivi in mente, oltre ovviamente continuare a svolgere questa attività? Sì, ci piacerebbe, adesso come ho detto all'inizio siamo un'associazione di promozione sociale, il nostro obiettivo sarebbe quello di diventare magari un'impresa sociale dove con il lavoro di giovani volontari si possa riuscire anche non solo più a dare il ricavato in beneficenza, ma anche a generare dei posti di lavoro, magari per le stesse persone che stiamo sostenendo in questo momento. Questo per noi sarebbe un chiudere un cerchio molto importante, ecco, quindi questo è un po' il nostro obiettivo futuro. Grazie, io ti ringrazio veramente tanto, è bellissimo quello che fate, soprattutto perché io adoro la moda, quindi vi ringrazio e non vi conoscevo, ora lo so, e contribuirò a questa cosa. Ti auguro buona fortuna per la sfilata grazie, e per tutto. Grazie ancora. Grazie. E noi ci vediamo al prossimo evento.